considerazione che nulla nasce per caso. Oggi consegneremo alla città, a voi, questo nuovo spazio, questa nuova opera, è improntato a un'idea di apertura. E anche il modo con cui il Comune di Cesano, Sacra Famiglia, possano continuare a collaborare insieme, perché ciascuno qui a Cesano, e qui su questa terra, possa trovare il suo posto. Chiaramente tutto questo non è il lavoro di una persona, ma è un lavoro di un grande gruppo che può lavorare bene solo se è appassionato e solo se va d'accordo. Ma il punto di riferimento deve essere uno solo, il bene comune. Denominatore comune è la libertà, questa guida spirituale che trascina gli uomini verso un futuro migliore. Oggi, tutti insieme, abbiamo davanti una nuova sfida, quella volta alla crescita, alla fruizione, al rilancio commerciale, al senso identitario di questi spazi. Quasi tutto ciò che oggi vedete è frutto di un percorso partecipativo, dove sono stati chiamati i cittadini a scegliere. È solo l'amore e l'orgoglio di questo centro storico che può creare senso di identità locale e sconfiggere la frammentazione. E senza il centro storico, Cesano sarebbe una morfa periferia della metropoli. Non avrebbe un'anima. Senatore, presidente onorario dell'ANPI, Carlo Smuraglia, con riconoscenza per aver guidato negli anni gli antifascisti italiani, prestando fedele servizio alla Costituzione. Grazie, professor Smuraglia. Oggi c'era a Bologna una manifestazione nazionale antifascista dell'ANPI, e è una manifestazione antifascista nazionale, in generale non posso non partecipare. Però mi interessava anche partecipare a questa manifestazione. E alla fine credo che, come sia importante una manifestazione nazionale, ma è anche importante che si inauguri un monumento alla liberazione e alla resistenza, e per avventura all'inaugurazione partecipi anche uno di quelli a cui il monumento è dedicato. Perché non dimentichiamo mai che la spinta della resistenza non fu soltanto quella militare di vincere una guerra insieme con gli alleati, ma fu anche quella di pensare al dopo, al paese che avremmo costruito. Una patria è fatta di alcune cose, un sentirsi appartenenti a una collettività, ma è fatta anche di simboli, e i simboli sono i monumenti, certo, in modo che chi passa non passi distrattamente dicendo oh, lì c'è il monumento alla resistenza, ma per un attimo solo pensi che c'è stata questa pagina meravigliosa e ci rifletta, perché ci preoccupiamo tutti veramente del bene comune, dell'interesse comune, ricordandoci che sì, ognuno è legittimato anche a perseguire il suo interesse personale, ma guai se non riesce a rendersi conto che si avanza solo se si cerca di fare l'interesse di tutti. Allora, l'amministrazione comunale conferisce la cittadinanza onoraria al luogotenente Pietro Scarpitta, comandante della stazione dei Carabinieri di Cesano Boscone, per l'alto senso del dovere e la fedeltà nei confronti dello Stato e delle sue istituzioni,
e per la costante presenza nell'assolvimento dei compiti di tutela e mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Grazie. A nome di tutti i soci della sezione degli assessori carabinieri di Corsico, consegniamo questa targa meritatamente. Grazie. Grazie, grazie all'Istituto Sacra Famiglia. Perché il giardino di Betty? Betty era una persona meravigliosa, era mia moglie, e lavorava con me, era il direttore tecnico della nostra azienda, quindi ci chiamavano i gemelli siamesi, perché lavoravamo 12 ore al giorno e vivevamo insieme altre 12 ore al giorno. Mi ha dato due bellissimi ragazzi e poi purtroppo se n'è andata. 7 anni fa ha avuto una grande malattia ed è andata da qualche altra parte. Io sono convinto che si passa da qualche altra parte, quindi lei c'è sempre qua, sempre con noi e ci vede. E quindi ho voluto dedicare a lei questo progetto, a lei perché è stato e sarà sempre un amore infinito.